Benvenuti! L'iPhone 6S è ancora utilizzabile dal punto di vista fotografico? Il video di oggi lo giriamo all'esterno, perché mi sono detto è un po' di giorni che non usciamo, non andiamo a fare qualcosa di interessante. Però mi sono detto che cosa possiamo girare, che cosa possiamo... Beh, siccome vi è piaciuto il video riguardante l'iPhone 6S, mi sono detto perché non vedere se l'iPhone 6S è ancora utilizzabile dal punto di vista fotografico? Quindi oggi andiamo a fare quello. Mi sono portato lo skate, ma la salita non la posso fare. Ok, mi posso trovare delle belle zone dove scattare qualche foto. Qualcuno l'ho già scattata mentre venivo in qua. E adesso vediamo le altre. Magari qua si può. Ok, una voglio scattarla qua con la collina così che è presa dal basso. Presa così lì dal basso deve essere una bella foto, deve venire abbastanza bene. Proviamo. Niente male, eh? Da qua ci potrebbe stare una cosa. Peccato, oggi c'è un pochino di foschia, se no laggiù in fondo si vede il Mont Viso e tutte le montagne. Oggi purtroppo non si vedono, peccato. Ora, già che sono qua, posso provare a sistemare due di queste foto e a vedere un pochino come sono venute, se sono decenti. È proprio una panchina enorme. Sono tutte foto basilari e semplici, eh. Allora, questa non è male. Queste sono tutte uguali. Qui stavo provando a lanciare delle foglie per vedere. Però no, non mi piace. Questa sistemata un po' non è male. Questi sono i disegni dell'albero, una roba un po' artistica, mi piace. Questa è ancora meglio. Che poi mi piacciono le foto pulite, semplici. E a questo, non so, qual è meglio, questa o questa? L'altra. A questo proposito ho aperto un nuovo account su Instagram, Cat on the Pile si chiama. Il gatto sulla pila, perché la foto del profilo è quella. E potete andare a seguirlo, dargli un'occhiata. È un profilo in cui pubblico mie foto personali, di paesaggi, un pochino più artistiche, senza troppe pretese. Quindi se volete andare a dargli un'occhiata, questa è fighissima. Non so quale sia meglio, le tengo tutte e due. Queste sono anche con più sole, ma non so male, però. Vabbè. Qui stavo provando a fare... Queste non so malissimo. Questa fa schifo. Bella questa. E qui un po' di paesaggio. Però purtroppo in questa c'è il filo della luce qua in mezzo, che è lì davanti ed è un peccato. Si può togliere, eh. Avrei dovuto lasciarlo sul blu per toglierlo. E una volta sistemate un pochino e migliorate le varie foto, come vedete il risultato non è niente male. Se zoomiamo, ovviamente rispetto agli ultimi iPhone si nota la differenza e le immagini sono più nitide. Se zoomi tiene molti più dettagli, ovviamente. Però in proporzione, secondo me il risultato è davvero più che accettabile. Quindi se vi state ancora chiedendo se, dopo anche l'altro video, se l'avete già visto, ha senso prendere un iPhone 6S o comunque un 7, eh? Ha senso, il 7 ha ancora meglio perché ha la camera stabilizzata, cosa che questo iPhone purtroppo non ha, e quella è una pecca che si nota. È l'unica cosa che devo dire, che effettivamente sia in fotografia che in video si nota ed è fastidioso. Dal 7 in poi sono stabilizzate, quindi probabilmente quella è la scelta giusta. Però ecco, volevo scattare due foto così. Ho anche l'iPhone 4S che potrei provare a usare per un periodo e vedere se può essere un iPhone utilizzabile, un telefono utilizzabile ancora oggi nel 2018. Magari potrebbe essere interessante, faccio un video. Bene, questo è quanto. Ora riprendo il mio bello skate e me ne torno a casa. Però comunque la vista, ragazzi, da qua è incredibile. Vivrò pure in mezzo al nulla, ma il paesaggio. Noi ci rivediamo tutti i giorni qua su Apple Stupid.